Rita Crockett, mancano oramai poche ore all'incontro con la tua amica Weshoff. Come vedi questa partita? È difficile per noi, anche per loro. È molto importante per noi vincere, perché se no, problema. Noi vai giù al possibile secondo posto. Non voglio fare questo. Allora, questa settimana bisogna molto concentrate e molto attente per tutti, e speriamo arriva bene. Non lo so, vita è così. Sarà sempre il momento migliore dell'incontro, il tuo scontro con la Weshoff, cioè Crockett e Weshoff ancora una volta protagoniste. Protagonista, cos'è? Sta. Noi siamo friends, amici, però quando in campo non è amici, come io mai visto lei, come lei mai visto me, come due giocatrici che voglio vincere. Allora, lei gioca bene, io gioco bene. Quale squadra gioca meglio a vincere? Rita, ci presenti chi abbiamo al nostro fianco? Questo mio marito, più bello marito di mondo, nome Mark Royster, padre di Marita. Che è una bambina stupenda. Mark, cosa pensi di Rita? Puoi anche parlare in inglese e poi mami ci traduce. Sì, va. In inglese Sì. now. What? Sì, va. He said, how do you think of me? Rita is she's a very good athlete. She's a very good mother. She's a very good wife. She's a good person. Lui ha detto: Rita, sei una brava giocatrice, una bravissima mamma, anche una bravissima moglie. È una bravissima persona. Puoi chiedere a Mark, come si trova qui a Matera, soprattutto lui è abituato a vivere in grosse città della California. He said, what do you think, how do you feel about living here in Matera? It's a small city when you're used to coming from Los Angeles. Well, it's very different, you know. America and Italy is very different, but I like it here because it's a change. It gives me a chance to relax and just learn a different culture. Lui ha detto: sì, America è molto diverso di Italia, non solo Los Angeles e Matera, però qui è molto diverso di vita di lui in Los Angeles. Allora, lui piace perché lui voglio provare diverse culture, è molto diverso europea di americani. Allora lui più grande se fare due diversi tipi di vita. E puoi chiedere a Mark chi comanda in casa. Rita, because she speaks Italian. Lui ha detto: Rita, perché lei parli italiana, secondo me è Marita, la bimba. Ok, grazie.